Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. L'apologetica è una disciplina che negli ultimi tempi era sembrata risorgere dopo gli anni del cosiddetto post-concilio. Poi è tornata ad essere attaccata, soprattutto a causa dell'attuale clima in cui persino il proselitismo viene accusato di essere illegittimo, quasi un peccato. L'apologetica è la difesa razionale della dottrina cattolica. Nell'ambito di questa dottrina vi sono verità che possono essere dimostrate con la ragione, l'esistenza, l'unicità e la bontà di Dio, l'immortalità dell'anima, eccetera. Altre che possono essere conosciute solo attraverso la fede. Ma anche per queste ultime deve essere coinvolta la ragione, se non per dimostrare, almeno per valutarne la credibilità, nella convinzione tutta cattolica, che i misteri della fede, pur essendo oltre la ragione, non possono mai essere contro la ragione. Si è passati da una temperie pastoralista e neomodernista all'attuale, ipercumenista e differentista. Come spesso accade, però, un conto è ciò che si impone dall'alto, altro è ciò che si respira, ancora di più si desidera dal basso. Infatti, non solo non è venuto meno il desiderio di apologetica da parte dei fedeli, ma addirittura hanno aumentata la richiesta, proprio perché l'editoria cattolica ha volutamente latitato in questo campo. I testi più specificatamente apologetici hanno successo, vengono richiesti e sono letti. I fedeli avvertono il bisogno di categorie e argomenti logici precisi che diano ragione della propria fede per poter persuasivamente offrire delle certezze al prossimo, secondo la nota frase peterina, pronti sempre a rendere ragione della speranza che è in voi. Un aiuto in tal senso giunge anche dalle pagine della rubrica «I lettori ci scrivono» del mensile Radici Cristiane, curata dal professor Conrad Ognier. 77 argomenti sono stati per la prima volta raccolti nel libro intitolato «La buona battaglia», apologetica cattolica in domande e risposte. I temi affrontati sono proposti nel consueto stile semplice, documentato, divulgativo e spaziano dall'ambito teologico a quello storico e filosofico, fornendo così uno strumento agile ed efficace per trovare risposte a molte domande fondamentali. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.